parliamo allora a questo punto dello standard di RAA. Sì, quello che è importante da dire, ma soprattutto anche ad uso dei privati quando vanno a comprarsi il cane, è che l'Uesti deve stare iscritto in un quadrato, perciò tanto è lungo, tanto è alto, ovviamente calcolando la sommità delle orecchie, questo si intende. Lo Scottish è più basso, con la gamba più corta e più largo, la schiena deve essere una tavola praticamente, più massiccio e più basso, iscritto in un rettangolo. Il Cairn, che assomiglia moltissimo all'Uesti, in realtà è un pochino più lungo e 2 centimetri di più al Garrese. Un Cairn non deve essere troppo corto, mentre un Uesti non è mai abbastanza corto. Uno Scottish nel suo lungo è comunque privilegiato il corto nel lungo, invece il Cairn deve essere più lunghetto. Inoltre, mentre Scottish e Uesti, quando sono in attenzione, devono portare la coda perfettamente in piedi, invece un Cairn la deve portare leggermente piegata verso l'indietro. Quello che dice lo standard inglese dell'Uesti è che l'Uesti deve sembrare un piccolo Pierrot dall'aria triste, con i 3 punti neri, gli occhi e il naso, il tartufo. Il pelo deve essere duro con tanto sottopelo, e questo vale per tutti e 3 i terrier. Poi, tra l'altro, i terrier scozzesi sarebbero 5, anzi sono 5, perché c'è anche lo Skye e il Dandy Demon. Lo Skye è un cane lungo non meno di 1,10 m, basso, con il pelo lungo e fluente. Ci sono 2 tipi, con le orecchie erette e con le orecchie ripiegate. E poi c'è il Dandy Demon, che invece è un po' più snello, con una leggera gobbettina sulla schiena, e quello lo si toeletta a macchina. Mentre invece lo Skye non si toeletta, cioè si lava, si stira il pelo, ma non si toglie il pelo. Invece Uesti, Scottish e Cairn hanno il doppio pelo nel sottopelo e vanno strippati. Questi cani non si toelettano tagliando il pelo, ma strippandolo, cioè materialmente strappandolo via, vede che ti resta in mano, con uno strumento che è una specie di coltellino che taglia, ma con il quale non si deve tagliare. E si toelettano ogni 2 mesi, se vuoi il cane sempre vestito, o ogni 4 mesi, e passa da sottopelo a orso e da orso a sottopelo. L'Uesti sembra difficile perché è bianco, in realtà soprattutto in città se va in giro diventa grigio. Però l'errore che commette la gente è quello di lavarlo, non va lavato. Va pulito a secco con gesso, scagliola e talco, e a questo punto si mantiene bianco anche a lungo. Il Cairn, ecco, si può strippare magari ogni 4 mesi, è sufficiente ogni 4 mesi, quindi diciamo che il meno impegnativo è il Cairn, cioè il pelo fa anche meno nodi. Lo Scottish lo devi comunque tenere spazzolato col cardatore, col pettine, con i denti di ferro larghi, così, perché tende poi a fare i nodi soprattutto sotto nelle frange. Il Cairn è una cosa più semplice, ecco. Mi dica chi non deve avvicinarsi a queste 3 razze. Ah, è un po' difficile da dire, perché come si fa a saperlo? Dunque, innanzitutto lo Scottish sono cani a gamba corta, quindi sono cani che possono muoversi e devono muoversi, anche fare camminate, ma quanto loro si sentono di fare. Non vanno trascinati in giro, peggio ancora attaccati alla bicicletta, ovvero chi ti dice: ah, io vado in montagna a fare le passeggiate e voglio andare col cane. È vero che l'Uesti è definito cane da fessura di roccia, ma fin tanto che lui se la sente, cioè non vanno trascinati in giro, perché essendo bassi e abbastanza pesanti, soprattutto lo Scottish, poi veramente si scassano i reni. Quindi questo innanzitutto. Poi, insomma, qualcuno che si impegni a farli strippare, perché se cominciano a portarli a tosare il pelo cambia natura e dopo veramente la pelle si ammala, e questo è vero. Chi è abituato ad andare in giro con il cane senza guinzaglio non deve prendere i terrier, ma nessun terrier, perché questi sono comunque dei cani che diventano aggressivi nei confronti dei loro simili, soprattutto maschi con maschi e femmine con femmine, ma anche di altre razze, perché sono cani che non si fanno mettere sotto i piedi. Anzi, più l'avversario è grosso, più gli si scagliano contro. Per cui ci vuole qualcuno che accetti di andare in giro col cane al guinzaglio sempre, come in effetti dovrebbe essere, e che abbia anche la forza da tenerlo. Non è da dare al guinzaglio a un bambino piccolo, ecco, se no viene fuori un guaio. Lei da tantissimi anni alleva queste 3 razze, fino a quanto continuerà ad allevare? Ah, non lo so, fino a che riuscirò a stare in piedi, non lo so.
comunque adesso ne faccio molti meno che non una volta, chiaramente, però ho sempre badato, cercato di badare più alla qualità che neanche al numero, ovviamente, non ho mai fatto le grandi cucciolate. Ecco, mi piace produrre dei cani che possano andare in esposizione ed in effetti ne ho fatti tanti con ottimi risultati, ecco, sia presentati da me o presentati da altri o anche ceduti ad altri, che ce ne sono in giro ancora adesso in esposizione. Finché c'è vita ci sarà sempre uno Scottish e anche un West insieme di sicuro, e anche un Kern.